è tra le iniziative estive più riuscite in assoluto e da quando è stata istituita Itineris registra ogni anno un numero sempre crescente di partecipanti. La suggestione è quella di far toccare con mano ai suoi partecipanti le realtà produttive della zona in ambito enogastronomico ed artigianale, rendendoli per una giornata parte integrante del territorio che li ospita o dove abitano. I viaggiatori del gusto che vi aderiscono vengono letteralmente portati nelle aziende o nei siti produttivi e coinvolti nella vita aziendale, regalando loro così un ricordo particolare e indelebile che porteranno a casa loro. Fano, come tutto il resto delle Marche, è una città veramente bella da gustare perché offre tanti spunti interessanti a livello enogastronomico e quindi ci sembrava un peccato non partecipare a queste deliziose iniziative. Mare e collina uniti così da un invisibile filo rosso dell'accoglienza che sarà sempre di più il biglietto da visita di questo distretto turistico anche per il futuro. Oggi davanti allo yacht di Fano un raggiante Luciano Cecchini ha accolto l'ultimo equipaggio di quest'anno. È andata molto bene, abbiamo avuto una bella accoglienza da parte dei turisti e dei produttori che sono rimasti molto contenti. Sono più contenti i produttori o i turisti? Quali dei due? Allora, i produttori che riescono a vendere e far conoscere queste eccellenze che abbiamo della nostra oltreterra e naturalmente i turisti che hanno qualcosa da raccontare, perché il turismo non è solo mare ma anche entroterra e noi ne vendiamo tutti i giorni qualche cosa.